Buongiorno ragazze e ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Oggi è lunedì, sapete che non so che giorno sia, forse il 19. Sì, perché devo andarmi a fare le unghie, quindi me lo ricordo. Infatti mi sono svegliata, vi giuro, da 10 minuti. La mia faccia è questa. Comunque, bando alle ciance, queste sono le unghie che ho adesso, poi vedrete il cambiamento, che sono effetto baby boomer. Tantissime volte mi chiedete che effetto è questo, che effetto è questo, perché è naturale, però non è quel naturale che vi stanca. E poi vabbè, una è glitter come sempre. Stavolta devo accorciarle perché sono diventate troppo lunghe e facendo il make-up e le cose non riesco. Volevo farle con tipo l'effetto colatura, tipo i rossettini di Kylie per intenderci, però non lo so. Penso una delle prime volte che mi capita di non sapere come farle e andare lì con questa indecisione. Comunque, intanto io faccio colazione. Qui c'è il ciambellone che ho fatto l'altro giorno con lo yogurt, che in realtà è semplicissimo, cioè basta che cercate ricetta ciambellone allo yogurt. Ho fatto la prima che esce fuori l'immagine. In realtà avrei preferito mettere due vaschette di yogurt, però ce ne avevamo solo una, quindi vabbè, è un po' meno morbido, però per la colazione è top. In più dovrei finire di editare un video, non so se riesco con i tempi, però spero di riuscire a fare qualcosa. Allora, parte il casino del letto. Vi pare normale che io salgo su e devo lasciare il cane a dormire sotto le coperte? Swish! Amore! Buongiorno! Ti puoi svegliare un ragazzino? Vai, 3, 2, 1, tu! Sono le 10. Teoricamente ho poco tempo ed editare un pezzetto di video, però intanto lo faccio. Apriamo Final Cut e iniziamo. Ok, oggi outfit super semplice. Ho messo cose che avevo sulla sedia così random. Questo maglioncino è di H&M con scritto Woman. Questi sono pantaloni della tuta di Pull&Bear, quelli militari. E le Warage Yura, che o come vogliate dirle. Corro perché sono in ritardo, mi sono messa a editare il video, fa cose e ho perso tempo. Yeah! Ok, sono arrivata, strano ma vero, sono anche in ritardo, quindi mi devo sbrigare. Speriamo che prima c'aveva qualcuno e abbia fatto ritardo. Sono appena uscita e alla fine le unghiette le ho fatte così, le ho accorciate tantissimo prima di tutto. Poi di questo colore è bellissimo, aspettate, vi faccio vedere di qua. Guardate che meraviglia, la forma è praticamente la stessa di prima. E alla fine non ho fatto l'effetto colatura, le ho lasciate così nude semplici perché sennò si rovinano, si sporcano questi giorni col face painting, eccetera, eccetera. E poi non lo so, mi piacevano così un po' la Rihanna, non so se avete presente. Poi sono un po' rompina sulle unghie, devono essere sempre perfette e precise, quindi ogni volta come ci mette 2 ore e mezza, 3. Infatti adesso sto morendo di fame e io quando ho tantissima fame addirittura a volte mi viene la nausea, quindi adesso devo andare a topparmi con qualcosa. Avevo pensato di andare al Mac e prendermi qualcosa, però dico no, non ha senso, tanto ancora non riesco a mangiarli, panini e cose così, quindi torno a casa e vedo cosa fare. Tornata a casa, ho fatto uscire il cane. Vai, entra. E adesso vi dico come mi ha fatto la signorina. Perché lei è una dispettosa di prima categoria. Stamattina l'ho svegliata, me ne sono andata e lei, sapete cosa mi ha fatto? Ho trovato la cacca in salone. È vero, Gwenda? Sei stata un po' cattivella? Sì, guarda, guarda, viscida, viscida, viscida. Abbiamo pulito e ok. Poi mi sto cucinando un tristissimo sofficino perché sinceramente non ho sbatti di fare altro. Pensavo ci fossero le uova, non ci sono e quindi uno si arrangia. L'unico problema è il contorno perché non so proprio cosa mangiarmi. In più fa un freddo in questa casa e vi dico soltanto che fa più caldo fuori. O mi farò una carotina oppure un po' di insalatina. Allora, postazione un po' insolita, però volevo farvi vedere che mi è arrivato questo pacchettino da Neve Cosmetics. Mi è proprio appena arrivato, anzi è arrivata mia sorella e mi ha portato il pacchetto ed io con un amabile coltellino svizzero vado ad aprire. So già cos'è perché Neve Cosmetics, come anche altre aziende, di solito ci mandano il comunicato stampa e se è appunto quello che penso è una super mega iper novità in casa Neve e in generale per me perché non ho mai provato questo tipo di prodotto ed esattamente quello che pensavo. Sono i nuovissimi fondotinta in stick. In realtà non pensavo mi inviassero tutte le colorazioni, quindi adesso facciamo anche il test perché la colorazione più scura è praticamente un'abbronzatura lieve e infatti è come pensavo. Questa cosa un po' mi dà fastidio, anzi un sacco, perché ormai un po' tutte le case cosmetiche, anche quelle un po' più vecchie tra virgolette, si stanno aggiornando e facendo anche dei prodotti per pelli scure. Soprattutto in Italia ce ne sono pochissime e
adesso vi faccio vedere il colore più scuro, è Tan Warm. Magari qua la luce si vede meglio, che è questo. Notare che potrebbe star bene anche a me, quindi è un tutto dire. Adesso swatchiamolo, vediamo un po'. Cioè, voglio dire. E vi faccio vedere invece il più chiaro, che è Fair Neutral, che per me è un po' troppo rosatino. Cioè, io non penso che una pelle scura, ma neanche olivastra, possa arrivare a un colore del genere. Quindi questa cosa un po' mi dà fastidio. Perché ok, non mi tocca in prima persona, perché a me i prodotti vanno bene sempre, logicamente, avendo una pelle molto chiara. Però dai, davvero. Sembra poi una presa in giro, perché è una nuova uscita, quindi dovrebbero già essere aggiornati. Non va assolutamente bene. Comunque, io lo proverò e vi farò comunque sapere. Poi metto a posto qua il casino che ho creato per il pranzo e vado su, così continuo ad editare il video che deve uscire domani. Comunque quanto sono carine le unghiette nuove. Poi non so se voi ci fate caso, quando una persona si fa le unghie nuove, io faccio così, questo tipo, le vedi? Sono qui. Tipo come se fosse la prima volta che mi faccio le unghie. Oppure io no. Comunque no, stavolta mi piacciono un sacco. Allora, momento altri prodotti. Però questi mi sono arrivati da Octoly, che è l'applicazione che ti permette di sceglierti dei prodotti che ti mettono a disposizione. Poi tu li provi, recensisci, eccetera. Questa volta ho provato questo set di Smashbox. Io non ho mai provato nulla di Smashbox, quindi ero molto curiosa. E ho preso questa palettina, che tra l'altro, guardate il pack quanto è figo, è proprio cinematografico, non so perché. Si chiama Photo Edit Eyeshadow Trio. Questo qui è Nude Peak Light ed è un po' quella palettina Passepartout, ok, con i tre toni di marrone. E in più ti facevano provare anche il Photo Finish Primer 24 ore, sempre per gli occhi. E li ho usati insieme una settimana fa per due giorni di seguito, perché volevo vederli e mi piacciono tantissimo. I colori sono strapigmentati ma non fanno fallout, e questo primer mi è piaciuto ancora più della palettina, super promossi. E poi ho scelto anche questo qui di Estée Lauder, che dovrebbe essere un prodotto nuovo, se magari sta macchinetta metà fuoco. E questo è il nome del prodotto, ed è un balsamo che va a pulire la pelle dopo lo struccaggio, prima di andare a dormire, perché comunque è abbastanza ricco. Fatto in questo modo, l'ho usato già 2-3 volte, ne basta pochissimo. Anche questo, se volete provarlo, provatelo, perché io mi sto trovando bene. Poi se aspettate che lo provo un po' di più, vi faccio sapere comunque meglio. E ultima cosa di cui voglio parlarvi, poi continuiamo con le nostre solite chiacchiere, è questo mega pacco, cioè è davvero tipo enorme, di questa azienda che si chiama Self Packaging, c'è scritto qua sul nastro. Praticamente mi hanno contattato quando avevo cominciato a sistemare la camera, perché io l'ho rifatta nuova per chi mi seguisse da poco, prima era totalmente diversa, e mi hanno scritto se volevo provare delle loro cosine. Io non conoscevo il sito, ma in realtà è una figata per chi piace fare cose tipo pittura, DIY, tutte queste cose così, e loro si occupano principalmente di cose in cartone. E adesso vi faccio vedere le cose che mi hanno inviato, sono troppo carine e sono appunto per il self made. Quindi facciamo un breve unboxing, perché io l'ho aperto giusto per dare un'occhiata, ma non ho ancora tirato fuori nulla. Quindi una volta aperto c'è questo bigliettino: ciao Ila, da parte di tutto il gruppo Self Packaging, speriamo ti piaccia la super sorpresa, grazie mille, un abbraccio. E sono troppo carini, sapete che amo le cose scritte a mano. E mi hanno inviato queste robe qui, che per farvele vedere è un po' complicato, ma riuscite già a entrare a vedere qualcosina. Vedete, sono queste cose fatte di cartone, poi voi le andate a colorare e queste diventano una decorazione per la camera, salone, quello che vi pare. Mi hanno inviato questi due cactus con vasetto tutto di cartone, quindi straleggero. Poi io gli ho detto, guarda, mandami un po' una cosa mista per farmi capire giusto cosa offre il sito. Davvero c'è una varietà incredibile. Comunque vi lascio sempre il sito qua sotto se vi va di andare a dare un'occhiata, e se vi piacciono queste cose sono davvero fatte benissimo. Poi sempre di questo genere mi hanno inviato questo scoiattolo. Ditemi se non è una cosa fantastica. È anche divertente perché ha dei bambini. Poi mi hanno inviato tutti questi pacchettini con nastrino. Poi ci attaccate questo per scrivere. Da parte di A, vedete, mi hanno inviato questo con i cuoricini. Questo con tutte delle scrittine: Hello my love, love you so much, eccetera eccetera. E gli ultimi anche hanno delle scritte con scritto I really like you, you are handsome. In più mi hanno mandato un'altra mia passione gigantesca, i washi tape. Questo con i pois argento, che è davvero carino. Questo ha tipo tutte delle girelle sul rosa, rosso. Questo
mio preferito. Cioè, raga, lo stile incontra il washi tape ed è questo fatto a piede pull. Come posso non amarli? E la sorpresa alla quale si riferiva nel bigliettino è questa. Cioè, mi hanno fatto una scritta con il mio nome. Una cosa fantastica, cioè io non vedo l'ora pitturarla by myself, di passare un pomeriggio a sbrilluccicarla tutta, perché io vorrei farla bianca, sbrilluccicosa. Quindi grazie ancora, self-packaging, per queste cosettine meravigliose. Trovate tutto nell'info box se vi interessa. Sono strafelice perché sono riuscita a far uscire il video che volevo far uscire, che se non avete visto lo trovate sul canale ed è proprio il mascara migliore del mondo. Quindi scoprirete poi vedendo il video se mi è piaciuto oppure no. Sto rispondendo ai primissimi commenti perché è uscito da 10 minuti. In più stavo condividendo il link, eccetera, eccetera, sui vari social. E poi volevo andare a fare una merendina. Comunque a pranzo ho mangiato davvero una cavolata. E quindi penso mi andrò a fare un tè nella mia nuova tazza, questa qui. Io ormai bevo soltanto con le tisane. Io sono passata che bevevo 2 litri al giorno a che non riesco più tanto a bere, perché logicamente mi riempie e mi dà fastidio. Con le tisane riesco meglio. Unico problema è che c'è di nuovo il cane sulle mie gambe. Ogni volta la devo svegliare, devo rompere per alzarmi. E io sto sempre in crisi perché a volte cerco di aspettare pur di non alzarmi. Ecco qui la merendina, visto che mi chiedete di farvi vedere cosa mangio. Un biscotto, questo qua, gli abbracci, e 2 gocciole che sono i miei preferiti. Ma in più sapete cosa volevo farvi vedere? Perché l'altro giorno, o forse ieri, boh, ormai la mia concezione del tempo è un po' distorta, ho messo a posto, o meglio, ho provato a mettere a posto un po' dei miei Funko Pop. Sapete che io faccio la collezione, la mia camera sembra un negozio, ok, ditelo di nuovo, ma a me piace tantissimo. A me piacerebbe fare tipo tutta questa parte piena, però c'è l'armadio dove li metto. Oddio, prima o poi sarò costretta a metterli lì sopra l'armadio, molto probabilmente perché non mi entrano più da nessuna parte. Vi dico soltanto che ho 2 posti liberi, li ho messi a posto perché mi sono arrivate le ultime 2 Sailor che mi mancavano, anche se alcune parti sono un po' sparse, tipo quelle di Game of Thrones stanno in questo piccolo sotto, alcuni stanno là sopra ed è un casino e così mi dà anche fastidio. Però vi faccio vedere tutte le mie Sailor che finalmente sono riuscita a metterle insieme. In più vi faccio vedere anche le novità se riesco. Una delle novità è questa, Ginny Weasley che gioca a Quidditch sulla scopa, è troppo carina. Quella l'ho presa su Hemp, però la trovate su Amazon. Lì ci sono tutte le mie Sailor. Dun 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 dun. Mi mancava Chibi Moon e Pluto ed eccole qua. Poi ho preso Young Moana, che è davvero bellina, mentre lì sopra ho impilato un pochino di Funko. Qui c'è la Wonder Woman, quella edizione limitata per il Funko Shop, che alla fine mi è arrivato. Era in edizione limitatissima. Il Funko Shop sta soltanto in America. Dovevi prenderla per forza da privati. L'ho presa, l'avevo pagata un fottio, però la volevo troppo perché io sono ossessionata da Wonder Woman. Se vedete, ne ho tipo 6-7, forse anche di più, perché ne hanno fatto più di una versione. Solo che poi non mi arrivava. Cioè, ho aspettato 1 o 2 mesi. Alla fine ho fatto un reclamo, mi hanno rimborsato tutto. Una settimana dopo mi arriva un avviso di dogana che dovevo pagare. Ho detto: ma vuoi vedere che è questa perché viene dall'America? Ed era quella. Quindi alla fine quel Funko l'ho pagato 15 euro puliti puliti, quindi direi che mi è andata bene. Adesso sto aspettando un altro Funko della Sirenetta, che in realtà è uscito un pack da 2 nella Disney Treasure, che è una box tipo limitata. Poi vi sto parlando, magari non ne capite di queste cose. Ed è uscito un pack fatto in questo modo, tipo questo di Crudelia e Ursula, però appunto con Ariel e Eric, quindi anche quello dovevo prenderlo perché sapete la mia ossessione per la Sirenetta. Quello l'ho pagato davvero tanto, 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 tanto. In più ci dovrò pagare forse anche la dogana. E altra cosa che vorrei prendere è il pack da 3 addirittura di Sailor Moon. Però col vestito da principessa c'è anche Tuxedo Mask e appunto Chibi Moon. Solo che su eBay, perché è l'unico posto dove puoi prenderla, visto che anche quella è un'esclusiva, ho fatto un'offerta perché su eBay si possono fare delle offerte e finora sono il miglior offerente. Dovrei farcela e se ce la dovessi fare dovrei prenderla per 30 euro, che è per un pack da 3, che è abbinato addirittura Hot Topic. Eccolo qui il pack che vi dicevo. Neo Queen Serenity, Smollett, vabbè, io
l'ho chiamata Cibi Moon, ottimo. E quindi sto seguendo questa offerta, vediamo. Anche questo pacco arriva dal Massapequa, New York, Stati Uniti. Sono sempre il migliore offerente per quest'altro, perché dovete sapere i Funko Pop di Hunger Games sono abbastanza pochi rispetto ai soliti, e soprattutto per la quantità di film che hanno fatto, ed è per questo che sono stra mega iper limitati. All'epoca, quando uscirono i film, io ancora i Funko Pop non li conoscevo, meglio, non ero appassionata e quindi non li ho presi. Adesso appunto costano un po', quindi ho trovato questa di Katniss con il wedding dress, che è davvero fatta benissimo, e ho trovato un'offerta anche questa sui 35 euro, scade tra 6 ore, sono il miglior offerente, quindi vediamo. Sì, costano un po' i Funko, però li valgono tutti, e soprattutto se un giorno poi volete rivenderveli, quelli che avete pagato di più, più passa il tempo più salgono di valore. Pensatela anche un po' così. Voi me lo chiedete sempre dove li prendo, e io li prendo su Amazon, eBay e Emp, però logicamente variano rispetto appunto se sono dei pop super reperibili, possono partire anche da 5-6 euro e arrivare a cifre esorbitanti. Tipo, ho visto un Funko di Topolino bianco e nero, quello proprio dei primi disegni di Topolino, che veniva a 1300. Cioè, io non lo farei mai, perché a me non interessa Topolino, però a chi interessa può fare questa cosa. Comunque, adesso, finita la parentesi Funko Pop, sto caricando il video che uscirà poi giovedì, che è quello praticamente del copio il tutorial di una beauty guru, che spero tanto vi sia piaciuto. Probabilmente uscirà prima quello di questo, però vedremo. Se non è ancora uscito, uscirà. Avete questo spoiler. Adesso su Netflix mi vado a vedere, perché ha ricominciato Greenhouse Academy. Avevo cominciato la prima stagione un po' così, però sono felice sia ricominciata la seconda. La fine della prima mi aveva incuriosito assai, e quindi bisogna vederla. Questo è il nome della serie. Iniziamo questa prima stagione, seconda. Ebbene sì, alla fine sono arrivata alla terza puntata di sto Greenhouse Academy, così facendo una cosa all'altra, guardandolo, e nel mentre stavo sistemando alcuni progetti, alcuni lavori che devo fare, di cui non posso ancora parlarvi, quindi è tutto un po' nell'ombra, come sono anch'io, perché praticamente ormai si è fatto buio. Tra l'altro, non so perché ho le cuffiette. Per quanto riguarda questo fondotinta, ho fatto una stories su Instagram taggando il marchio, e mi hanno risposto se c'era qualcosa che non andava, se mi hanno inviato qualcosa di strano. In realtà io ho detto no, semplicemente quello che vi stavo dicendo anche a voi, che le colorazioni potevano essere più vaste, visto che praticamente sono 6 colorazioni in cui cambia davvero un microbo di cosa, potevano fare qualcosa di più. E quindi mi hanno risposto poi tramite mail, e la ragazza con cui ho parlato mi ha detto: guarda, adesso ti invio un'email dove ti spiego meglio, e mi ha detto: ci teniamo a far chiarezza riguardo un argomento che ci sta a cuore e che vorremmo fosse trasparente. La gamma di colori dei nostri fondotinta include queste nuove 9 colorazioni, scusate, perché sono quelle maggiormente richieste nei mercati in cui siamo presenti. E mi ha spiegato che per ora loro sono soltanto, o comunque maggiormente, in Italia e in Europa, e quindi producono le tonalità che secondo loro in Italia e in Europa vanno di più. Allora io adesso mi chiedo, non per cattiveria, perché io con neve mi ci sono sempre trovata da Dio, i prodotti sono stravalidi e tutto quanto, quindi adesso non è un accanimento nei confronti di neve, ma semplicemente per questo fattore pelle chiari, pelle scure. Ma se ci pensate bene, in Italia e in Europa al momento praticamente il tasso di persone di colore è più elevato rispetto a quello di persone caucasiche, quindi perché non introdurre anche queste colorazioni come tantissimi altri brand, che ok, magari sono brand maggiori che sicuramente all'estero vanno di più, perché in America sicuro al 100% ci sono più persone con pelle scura, perché c'è un mix di culture diverso e che porta appunto a varie colorazioni diverse. Magari in Italia siamo sempre stati così, però non è vero, perché se io vado in giro a Roma, sapete quanta gente vedo? Quante persone con pelle scura, pelle olivastra, anche soltanto tendente ad un olivastro freddo, rispetto a questo qui che è un warm tan, quindi un colore abbronzatura. Quindi che mi vengano a dire produciamo colori che vanno in Italia e in Europa, non ci sto, perché se facciamo due calcoli, due brevi conti, non è assolutamente così. Tra l'altro la ragazza che mi scrive si chiama Ilaria come me, e se stanno guardando questo video spero riescano a ampliare la gamma, risolvere un po' questo problema, perché l'ho sentito anche da tantissimi altri miei colleghi, perché ormai l'argomento pelle chiara, pelle scura, case che aderiscono, case che non fanno gli swatch su pelle chiara, pelle scura, eccetera, ne sento tantissime, quindi spero appunto riescano a fare questa cosa, anche perché loro sono i primi, come mi ha scritto Ilaria, saremo noi i primi ad esserne felici, non vediamo l'ora. Logicamente dipende da loro, come non, dipende sempre insomma da tantissimi fattori, però spero riescano a fare questa cosa, perché io in prima persona
non mi interessa se fanno quelle scure, quindi non sto parlando per me, sto parlando per le persone in generale, perché prima eravamo tutti un po' più bigotti, ok, accetto tutto, faccio tutto, eccetera eccetera. Adesso io vedo che c'è tanto questa cosa del esporsi, del dire la verità sempre e comunque. Io in realtà l'ho sempre fatto, ho sempre cercato di farlo, sarò sempre onesta al 100% il più possibile con voi, e quindi mi faceva piacere condividere questo mio pensiero con voi, che sicuramente si troverà accordo con l'80% di voi, perché fondamentalmente penso sia la cosa giusta. Adesso, detto tutto sto papirone di roba, sono le 6:30. Ho scritto a mia madre prima perché io sono ossessionata con le tortillas messicane, che non sono le tortillas quelle triangolari, perché quelli sono i nachos, ma le tortillas quelle fatte a wrap, a involtino, non so bene come descrivervelo, che si possono fare sia col macinato e sono tortillas. Se le fate con il pollo, tipo o sfilacciato o tagliato fino, si chiamano fajitas. Io vado pazza, pazza, pazza per queste cose, e si fa appunto con la carne, macinato pollo, peperoni, qualcosa di piccante, se non vi piace potete anche non metterlo, fagioli neri, cipolla, carota. Prima che mi operassi lo facevamo molto più spesso, adesso col fatto che io non posso mangiare queste grandi quantità non lo faccio, però ieri o forse una settimana fa mi è venuta questa voglia di rifarle, quindi ho detto a mia madre: prima che torni da lavoro passa un attimo al supermercato, perché lei sa dove andare a prendere queste cose, perché i fagioli neri ad esempio non si trovano un po' ovunque. Le tortillas le avevamo prese l'altro giorno e abbiamo trovato quelle piccole anche per me, e quindi io felice. E dopo quindi lo prepariamo insieme, vi faccio proprio vedere la ricetta passo per passo, così siete contente, visto che ogni tanto mi richiedete qualche ricettina. In realtà a me piace tantissimo cucinare, penso ormai l'abbiate capito, e quindi sono felice di farvi vedere questa ricetta anche un po' multiculturale. Guardate che brava mia madre, mi ha messo tutto qui, anche i guanti addirittura, perché lei lo sa che non mi piace toccare il pollo perché è un po' vicino con le mani. E poi mi ero scordata tra gli ingredienti la pasta di pomodoro, fagioli neri, eccoli qua, l'ha trovati. In realtà lei ha preso pure questa, che teoricamente non serve perché questa è la salsa piccante per i nachos. Peperoni teoricamente servono solo quelli rossi, almeno a me piacciono più quelli rossi. Carne macinata, peperoni in polvere, il pollo per fare invece le fajitas, però gli ingredienti sono praticamente gli stessi. Cosa manca? La cipolla, se trovate quella rossa ancora meglio, se no la cipolla bianca. Io vado pazza per la cipolla, quindi ce ne metterei anche tre se fosse per me, però a mia non piace, quindi lascio una. Allora, sto cercando di trovare un posto dove mettervi e vi ho messo lì, sperando mi vediate, c'è poca luce in generale, quindi vabbè. Allora, intanto mi metto i guanti, tanto prima cosa da fare è tagliare le verdure. Ah, le carote, ecco cosa mancava. Prendete una tagliolina, coltellazzo, e appunto io inizio con cipolla e carote, ci faccio tipo un soffritto. Se avete la padella quella da wok tipo, potete usarla. Io mi trovo meglio con la padella classica, tipo questa. Deve essere una padella bella ampia, così c'ha modo di espandersi, di cuocere uniformemente. E poi tutto quanto girare, mestolare con questo qui di legno. Ve l'avevo detto che se non vi piace il peperone potete metterci il pomodoro e basta? Boh, vabbè, ve l'ho detto. Poi una volta che ho tagliato carota, cipolla, taglio i peperoni e li metto da parte. Tanto quelli vanno aggiunti dopo, che la cottura è un po' più lenta. E poi inizio con la carne. Io farò sia quello col pollo sia quello col macinato, quindi divido naturalmente le due padelle, però fondamentalmente le basi sono le stesse. Allora, soffrittini fatti, ho messo un po' d'olio, e comunque questa ricettina ci tenevo a sottolineare che non è originale, messicana, bla bla bla, è una mia rivisitazione, visto che l'ho fatta tante volte, mi piace così. Adesso comincio a tagliare i peperoni, però nel mentre faccio andare questo con la carne, quindi accendo, mi raccomando, tutto questo va fatto cuocere per un pochino a fuoco comunque moderato, che sapete che il sugo, la carne, più si fanno cuocere più vengono buoni. Poi noi il macinato non lo prendiamo di maiale, questo è di bovino, perché a noi piace più così, è un po' più magro, però voi fate un po' come vi pare. Ho aggiunto il pomodoro e anche con l'acqua, e la carne macinata. Qui ad aggiungere soltanto i peperoni, salsa piccante, peperoncino, eccetera. E vabbè, i fagioli logicamente. Fate cuocere a fuoco lentissimo.
bravissimissimissimo. Se non succede questo. Questo invece l'ho spento perché sto tagliando il pollo. Cerco di tagliarlo tipo a listerelle più possibile. Per le quantità non so dirvi, cioè fate a occhio, magari contate più la carne e poi il resto fate a occhio. Allora, qui abbiamo aggiunto il pollo e lo facciamo cuocere bene. Qui invece, se vedete che si ristringe troppo, basta che fate così, vedete, si rimane troppo il segno e non è ancora cotto, lo assaggiate. Ci aggiungete l'acqua, però contate che non deve essere troppo liquido, logicamente, per stare dentro alla tortillas. Qui ad esempio possiamo già aggiungere i fagiolis, mentre qui ci andiamo ad aggiungere un po' di passata di pomodoro bella diluita, e poi ci ho aggiunto anche il peperoncino. Le tortillas, vedete, sono queste qua. Queste sono di farina, però le altre le abbiamo prese di mais. Queste sono quelle piccoline per me, e queste sono quelle normali, vedete, di mais, sono tipo gialline. Ed eccoci qua, vedete come cambia il colore. Queste sono le fajitas. Hey là! Beccata! E questo invece, ecco la carne, che poi in realtà questo si potrebbe mangiare anche da solo. Sarebbe il chili. Vedete come viene? Un rap del genere. Oh. Cena e esperienza culinaria finita. Sto guardando la quinta puntata di Green House Academy. Praticamente entro domani finirò la seconda stagione. Molto bene. Tra l'altro mi devo scaricare alcune puntate sul telefono, così domani mentre vado e torno dall'accademia in metro mo guardo. Sono riuscita a caricare il tutorial, tra virgolette, dove copio il trucco di Nikki Tutorials. Quindi adesso modifico un po' la bio, l'info box, eccetera, così è pronto per giovedì e anche questa settimana. Tra l'altro sono le 9:15, stasera non c'è nulla in TV, quindi appunto io mi guarderò Green House Academy e basta. Quindi faccio queste cose che vi ho detto, poi ci rivediamo penso direttamente per i saluti finali, perché poi non è che devo fare queste altre grandi cose. Allora, vi dico solo che stavo guardando un video su YouTube di Miss Creamy Creamy dove parla del parto, delle cose, a parte che mi sono emozionata tantissimo, però mi sono girata e ho visto Gwenda. Cioè raga, dimmi se non è l'amore. Stavo anche sognando. Se avete un cane sapete che quando sognano un animale, insomma, muovono le zampine ed è troppo cute. Adesso io so che se mi alzo, ecco, ogni tanto ho qualche spasmo muscolare, so che se mi alzo e mi avvicino lei si sveglia, quindi io faccio piano. Notare che ha il dentino di fuori, poi lei a volte addirittura russa. Oh, oddio, scusami, mamma ti ha svegliato, oppure hai sentito che russi? Oh, stiracchiamento. Comunque, detto questo, bando alle ciance, io adesso vado giù, mi faccio un altro tè, tisana, qualcosa, perché sennò impazzisco. Poi a me la teina la notte, la sera, non lo so, mi fa dormire meglio. Io sono il contrario di tutto quello che è normale. In più devo preparare, mi stavo a scordare, vedi, la borsa per domani per l'accademia, che devo portare le cose di face painting più il disegno della face chart, così lo vede l'insegnante. E basta, io spero tanto questo vlog vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto e vi mando un grosso bacio. Ci vediamo al prossimo. Ciao Wendy, vuoi salutare? Si stava grattando la faccia. Buonanotte amici.